La forza della natura. Qua mi trovo adiacente al sentiero che conduce alle grotte, all'incrocio del Vallone del Taglio, a circa 500 metri al centro abitato del Comune di Mazzi. Adesso vi faccio vedere una splendida cosa. Così penso che si vede. Ecco qua il videotelefonino. Io adesso scendo giù. Ecco la grandezza. Guarda cosa ha fatto il vento. Questa è la grandezza. Vedi? Praticamente ha sradicato così da qua a qua, compreso quello grande così, le radici queste qua, arrivano fino a fino. Questa è l'utilità dei fiumi per l'assetto idrogeologico, con le loro radici sono in modo. Questo è il capire bene, adesso faccio vedere. Oh, come enorme, vedi? Grandissimo. Questo è presente per 15 metri e più anche là sotto. Ma non so, scendo qua. Lo vedete? Per rendervi conto della portata del filo. Là sotto c'è mezzo metro di diametro. Adesso io scendo. E risalto sotto, poi scendo qua, andiamo qua, andiamo su, e scendo, e quindi adesso prendo il video, telefonino, e faccio vedere tante cose. Allora, qual è una visione panoramica per rendervi conto della grandezza del Peno. Guarda, adesso io sono sceso da questa parte. Questo sarebbe tutti, questo è il mio piede, vedi? Questa sarebbe la grandezza, sono tutti i semi del cedro. Guarda, tutti i piantigioni che stanno a rinascere. Questo è l'asparago, vedi? Continuo di qua, un terreno molto utile. Umido e fertile. Qua abbiamo una miriade di piante veramente belle, nemmeno il vivaio c'è, anche là sotto. E andiamo di qua e vediamo l'estensione di questo, guarda, veramente si estende fin là sotto. Questo prosegue per 15 metri, due pini di questi qua. Per adesso, a causa del vento, si sono pure essiccati, perché se non erano secchi, questi li hanno incendiati, si sono rotte le radici, e quindi le radici secche, alla sollecitazione del vento, non hanno resistito, perché se era verde, resisteva. Continuo di qua, salto sopra, tutta raffina, tutto ossigeno, andiamo, vedi, rinasce anche la quercia. Queste sono opere idrauliche del sentiero fatte 80, 90, 100 anni fa, sono ancora integre. E qua, come natura crea, abbiamo il nido di un becchio, non è solo il becchio, vedi? In fondo quella che è bianca è il muschio, no, il muschio, è la muffa che si è fatta, adesso è disabitata. Andiamo qua sotto, proseguo, vado sotto, sto facendo la discesa. Questo è il segnale della corsa, è il tragitto che indicava la corsa di montagna che hanno fatto il 25 aprile 2019. E andiamo sotto, mi ritrovo all'incrocio qua del Fontanile. Ecco qua il Vallone del Taglio, un altro maestoso cedro, questi 20 metri più sale. Mi soffermo qua al solito fontanile, arrivo il fontanile, la musica del fontanile. Se andiamo qua, scorre l'acqua fresca e guarda dove sta scalata, bello, una sinfonia, una musica allieta l'anima e lo spirito. Questa è la panchina e
questo è il vallone del Taglio. Si prosegue sotto e ammiriamo lo splendido panorama, la visione della piana del Pugno. Buonasera a tutti.